I funerali di Fabrizio Frizzi, la grande commozione di migliaia di persone e di tantissimi amici VIP, una piazza del popolo gremita all'inverosimile. L'ultima carezza della moglie Carlotta. E tante, tantissime lacrime. Fabrizio Frizzi ha raccolto per l'ultima volta migliaia di persone in Piazza del Popolo, a Roma. Tutti a dargli l'addio, per un funerale pieno di dolore e commozione. Da parte della moglie Carlotta Mantovan, ma anche di tantissimi amici VIP. Molti dei quali mescolati tra la gente comune che ha gremito la piazza davanti alla Chiesa degli Artisti, l'ultima carezza di Carlotta. Il primo momento di grande commozione è all'arrivo del feretro di Fabrizio Frizzi, quando viene portato in chiesa, la moglie Carlotta Mantovan gli dà un'ultima carezza, sulla bara. Poi è il momento del silenzio e della preghiera. È lei ragazza del midollo presente ai funerali anche Valeria Favorito, la ragazza salvata da Fabrizio Frizzi con la donazione di midollo osseo, non ha voluto far mancare il suo saluto a chi le ha salvato la vita. La sua storia sarà poi citata dall'omelia di Don Walter, come esempio della bontà e della generosità del conduttore. Arriva Massimo Giletti, con gli occhi schermati dagli occhiali da sole. È lei lettura tra le lacrime di Milly Carlucci in prima fila, in chiesa la moglie Carlotta sorretta da Fabio, il fratello di Fabrizio. E gli amici più cari, Antonella Clerici, Carlo Conti, Flavio Insinna, Milly Carlucci, sarà quest'ultima a fare la prima lettura, tra le lacrime, distrutta dal dolore. In seconda fila, i dirigenti della RAI, tutta l'azienda si è stretta attorno alla famiglia. E sono in tantissimi a piangere, a voler dare l'ultimo addio, Simona Ventura, Claudio Lippi, Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Paola Perego, Max Biaggi, Massimo Ranieri, Giancarlo Magalli, Paola Saluzzi, Alba Parietti, Bruno Vespa, Mara Venier. Sara, sepolto a Bassano Romano. Frizzi sarà sepolto a Bassano Romano, accanto ai suoi genitori, riposerà nella cappella di famiglia insieme al padre e alla madre, nel comune nella provincia di Viterbo dove è cresciuto.